Di Paolo, basta che torni, non ce l'hai su Mozilla aperto. Sì. Ok, torna slides, cancella tutto. Vai. Ok. Qui qua? Ah, ok. F11, prima ho detto la prima. No, aspetta. Ok. Bene, l'ultimo, stavolta qua è veramente l'ultimo speaker. Matteo Ghetta di Faunalia ci presenta Data Proti, che ormai è un plugin integrato dentro QGIS. Ok, allora vi lascio alla vostra birretta, calda o fredda, secondo dei gusti, insomma, fra pochissimo. E, allora, la presentazione è su Data Plotly, che è un plugin che ho sviluppato iniziandolo qualche anno fa. E, più o meno un anno fa, a maggio, ho lanciato una campagna di crowdfunding per migliorarne lo sviluppo. Faccio un passo indietro per quanto riguarda i motori grafici, le librerie disponibili. Una delle tante librerie, ma forse la migliore, è D3. D3 è una libreria JavaScript open source che vi permette appunto di creare dei grafici. Si passa da codice D3 JavaScript a HTML. I grafici possono essere facilmente personalizzabili con dei CSS, ma soprattutto le cose importanti di D3 sono la possibilità di creare grafici che sono dinamici, quindi zoomate, dezoomate, fate quello che volete, vi spostate dentro il grafico e soprattutto riuscite a interrogare i singoli pallini. Non è una cosa più statica, non è un PNG e basta, è un oggetto che ha una vita propria, vi direi, da un certo punto. Qual è la situazione fra D3 e Python? Perché i plugin in QGIS si scrivono in Python. Non è tutto rose e fiori. Io anni fa, quando facevo queste ricerche per capire quali erano le librerie migliori in Python per fare dei grafici, in realtà ne ho trovate poche, non così tante, che leggessero D3. Soprattutto una delle cose più complicate, sempre dal punto di vista di QGIS, è che queste librerie, in generale i pacchetti esterni di Python, vanno installati tramite il pip install qualcosa, il Python Index Packages, che questo, per chi usa Windows o per chi ha sviluppato un plugin, può essere la parte più complicata per la distribuzione di un plugin dentro QGIS. Una delle librerie che ho trovato è stata Plotly. Plotly è una libreria open source che in realtà è nata come libreria proprietaria, liberata poi in seguito agli sviluppatori, quindi tutto quello di cui stiamo parlando loro l'hanno messo in pratica, dicendo a noi conviene, è convenuto liberare la nostra libreria. E sostanzialmente è una libreria che appunto usa D3 come back-end, voi scrivete del codice nei linguaggi che preferite. Che preferite significa avete R disponibile, avete Python, avete MATLAB, Node.js e tanti altri. Quindi a seconda del vostro software che utilizzate, avete del codice che potete scrivere e Plotly pensa al resto. Sostanzialmente funziona in questa maniera. Qual era la situazione in QGIS 2 ancora dei grafici dentro QGIS? Allora, c'erano alcuni plugin, uno dei più utilizzati così era Statist, si chiamava, però offrivano tutti i vari plugin, offrivano sia poche tipologie di grafici, quindi erano scatterplot o barplot, con poche personalizzazioni. Uno dei limiti principali era quello quindi di un utente normale di dover uscire da QGIS per fare semplicemente dei grafici, e questo dal punto di vista dell'utente non va bene, duplicate il lavoro, duplicate gli sforzi e prima o poi, cliccando sullo stesso pulsante 50 volte, prima o poi insomma sbagliate. La situazione di Plotly e QGIS qual è? In realtà Plotly è già presente in QGIS come libreria da QGIS 2, quindi non c'è più bisogno per gli utenti Windows di installarlo separatamente, voi installate già da QGIS 2, installate QGIS e c'è Plotly disponibile. I grafici di QGIS che utilizzava Plotly erano disponibili, lo sono tuttora in realtà, come singoli algoritmi di processing, quindi come l'algoritmo di aspect, slope, quello che volete, trovate il bar plot, lo scatter plot, quello che vi pare. Questa situazione dei grafici di Plotly dentro processing aveva, secondo me, alcune limitazioni. Uno, c'erano pochi grafici disponibili, 5 o 6 mi sembra. Non c'era nessuna personalizzazione disponibile. Volevate uno scatter plot con i pallini rossi, non lo potevate fare. Vi dovevano piacere quelli blu e basta. Non personalizzavate neanche la leggenda, il nome dell'asse, il titolo, banalmente il titolo del grafico. Esportavate il vostro prodotto finale solo come HTML, quindi anche lì una duplicazione del lavoro, aprivate il vostro browser e da lì salvavate con lo screenshot il grafico che avevate fatto. Un sacco di codice duplicato perché lo stesso grafico era presente, scusatemi, grafici diversi erano presenti come algoritmi diversi dove banalmente erano 80 righe di codice e si modificava solamente una riga, scatter plot o box plot, il resto era bene o male uguale.
soprattutto non c'era o non era disponibile, erano comunque due oggetti separati, o il grafico o la mappa, non c'era questa interazione fra le due cose. Allora ho avuto un'idea e ho unito le forze di QGIS della libreria Plotly per creare un plugin che si chiamava Data Plotly. Tutto questo è nato da un'esigenza, vi direi, personale. A me capitava spesso di dover appunto uscire da QGIS, fare i grafici, prenderli e riportarli dentro QGIS per analizzare statisticamente i risultati. L'architettura del plugin è, direi, abbastanza semplice. Si basa su tre, diciamo così, librerie principali. Ovviamente le Qt per quanto riguarda l'interfaccia grafica, ovviamente le API di QGIS per quanto riguarda le funzioni spaziali e ovviamente Plotly per quanto riguarda le funzionalità grafiche. E da tutto questo appunto nasce il plugin Data Plotly. Una piccola timeline: allora il primo commit, avevo iniziato a lavorarci un po' così a tempo perso, così, e nel marzo del 2017 avevo lasciato, era finito il mio contratto di lavoro, ero in Perù, per questo c'è Machu Picchu dietro, e ho messo su GitHub il codice del plugin. Questo, per chi si ricorda questa fotografia qui, insomma, per chi c'era, è stata la prima Hackfest di Bologna, sullo sfondo, dove vedete la Q di QGIS. Il codice era abbastanza semplice, avevo tolto tutte queste duplicazioni o dei limiti, insomma, che c'erano sulla vecchia interfaccia di processing, avevo dato un'unica interfaccia per grafici diversi, senza dover uscire, rientrare, eccetera, eccetera. Potevate esportare sia in HTML che in PNG staticamente. Avevate moltissime personalizzazioni disponibili. Plotly è una libreria ricchissima di personalizzazioni, dal font, degli assi, a qualunque tipo di cosa. Io credo, una volta ho stimato, di aver messo dentro Data Plotly circa il 20%, 25% di quello che offre in realtà Plotly. Ci vorrebbe un'interfaccia grafica molto più grossa di QGIS per avere tutti i bottoni disponibili. E l'ho rilasciato proprio durante l'Hackfest di QGIS. Il plugin ufficialmente è stato rilasciato. Questo è una piccola GIF animata di quello che ha fatto il workshop stamattina, l'ha visto, insomma è un pannello, Data Plotly è un plugin, lo prendete, lo scaricate, c'è un pannello, scegliete i grafici. La cosa interessante è che durante la Hackfest di Bologna mi mancava ancora un pezzo abbastanza importante, che era l'interazione fra il grafico e la mappa, che è una cosa abbastanza fondamentale secondo me. Parlandone con il buon Enrico ha detto: aspetta, do un'occhiata. Una settimana dopo è arrivata una pull request e è finito lì il discorso, cioè nel senso era implementato tutto. Quindi parlare di open source significa riuscire a fare veramente le cose, ecco. Non ho avuto il tempo di guardarci io, che lo aveva già fatto lui. Ok, allora abbiamo 9 contributori totali, in realtà 10, una è nuovo di stamattina, non ho fatto in tempo ad aggiornare la slide. Chi ha contribuito con codice un po' più corposo, chi come il secondo da sinistra, Leon MVD, ha fatto semplicemente delle traduzioni o delle correzioni all'interfaccia grafica. 435 commit, questo è aggiornato a mezz'ora fa, 24 versioni rilasciate come plugin. È stato tradotto in 6 lingue, svedese, olandese e così via. C'è un manuale utente per ogni tipo di grafico o per tutte le funzionalità disponibili del pacchetto, insomma del plugin stesso. E come vi dicevo, io l'anno scorso, a maggio, ho lanciato un crowdfunding. Perché? Se funziona tutto così bene, almeno sembra che funzioni tutto così bene. Perché in realtà c'erano alcune importanti funzionalità che mancavano. Una molto importante era la possibilità di mettere i grafici dentro il compositore di stampa. Avete, sì, tutto bello il grafico dentro QGIS, esportate la cartografia e voi volete fare, alla fine volete avere un report della vostra cartografia. Volevo mettere più proprietà definite dei dati, quindi la sovrascrittura dei dati, un'altra funzionalità di QGIS. Volevo poter dare il modo di salvare le impostazioni del grafico all'interno dell'interfaccia di Data Plotly, quindi salvate il progetto di QGIS, volete anche riaprirlo e trovarvi il grafico Data Plotly messo lì con le impostazioni, o così, oppure salvare un XML che potete poi ricaricare in un secondo momento, quindi passarlo anche a qualcuno. E cominciava a esserci bisogno di un refactoring del codice, queste erano le cose più importanti. L'ultima, e non la meno importante, l'aggiunta della continuous integration per garantire la qualità del codice, quindi dei test in automatico che girano. Abbiamo unito le forze noi con North Road, quindi con Niall Dawson, che ha rifattorizzato QGIS per intero, insomma, ultimamente, però in particolare il motore del layout di stampa. Ho lanciato questa campagna l'anno scorso durante la user conference alla Corugna, un obiettivo abbastanza grosso perché c'era diverso lavoro da fare. Quindi quasi 9.000 euro di campagna di crowdfunding, che sono stati raggiunti in 2 mesi.
qui c'è una Hall of Fame, vedete tutti i nomi, ho cercato, li ho messi tutti, magari un po' schiacciati, 66 donazioni diverse, sia da quello che ha donato 5 euro a quello che ne ha messi 500, a seconda delle disponibilità, chi, singole persone, aziende, enti pubblici, gruppi utenti di QGIS, in generale la maggior parte è europea, ma comunque non solo. Concluderò con dei casi di studio. Allora, cosa è stato fatto con chi ha messo questi soldi? Insomma, così, tutto quello che avevamo promesso, quindi questo va bene, ma anche di più, ma anche di più. Il codice comunque è più semplice per altri contributori e lo dimostra, se andate sul codice di GitHub, lo dimostra il numero crescente di pull request di persone, di ultime persone. Quando ho chiesto i casi di studio, se qualcuno mi diceva cosa e come utilizzava Dataplotly, una persona mi ha risposto dicendo però Dataplotly potrebbe fare questo, questo e questo. E io gli ho risposto, potresti per piacere aprire delle feature request su GitHub? Le ha aperte e le ha chiuse lui da solo. Quindi se le ha aperte e se le ha chiuse lui. Stamattina è il decimo contributore che mi mancava mettere. Dal lancio della campagna di crowdfunding a oggi, questa è anche aggiornata mezz'ora fa, non sono stati cambiati 700 file, sono stati toccati 700 volte file diversi. Quindi con diversi, molti inserimenti e molte, vedete, insomma, sono state fatte diverse modifiche. Ho cambiato il repository del manuale, prima era integrato dentro il repository di QGIS, di Dataplotly c'era il manuale, adesso sono due repository separati che permettono anche una maggiore stabilità e contributori che possono arrivare. Questa la parte più importante era questa, quindi la possibilità di inserire dei grafici nel compositore di stampa che fossero anche basati sull'Atlante, quindi inserire dei pezzi, inserire delle vostre mappe, facendo girare l'Atlante, lui gira e i grafici si aggiornano di conseguenza. Salvataggio delle configurazioni, come vi dicevo prima, si salvano nel progetto, ma avete il pulsante dedicato, come potete salvare e importare le configurazioni, più proprietà definite dei dati, eccole qua, test automatici che girano e funzionano, Travis si arrabbia molto poco e questo va bene. Ecco alcuni casi di studio, abbiamo casi di studio molto disparati, da chi ha utilizzato Dataplotly per il movimento della avifauna, agli alberi della città di Vienna, al buon Totò che ha fatto dei grafici sulla distribuzione della popolazione dell'Italia, al Perù della geochimica dei pozzi, studio sui back-end diversi fatto da Paul Blottier, aiuti umanitari, Kurt Menke, e Ujala Gandhi in India per la criminalità e i costi degli affitti di Londra, quindi insomma ne sono stati fatti diversi, quelli che mi sono arrivati. Tutto bello, c'è ancora spazio per diverso sviluppo da fare. O aggiunta di altri grafici, Plotly è una libreria, un repository con questi ragazzi che sono estremamente dinamici, è quasi noioso leggere tutti i commit che fanno giorno per giorno, mi ci sono dovuto disiscrivere dalla loro mailing list perché era un bombardamento continuo, veramente continuo. Leadsmap, come chi ha fatto il workshop con Paolo stamattina avrà visto le cose fichissime di Leadsmap, fra cui alcuni grafici, si potrebbe essere un'integrazione di Dataplotly direttamente dentro Leadsmap, si potrebbero pubblicare le mappe direttamente sul cloud con un pulsantino, stabilizzare ovviamente il codice e aggiungere altri test. Basta, finito. Una domanda. Se io volessi, come vorrei effettivamente, aggiungere dei tipi di diagrammi che sono previsti nella libreria originale ma non in Dataplotly, in cosa devo fare? Guardare il codice e aggiungere quei pezzi. Perfetto. Quindi pagare uno sviluppatore. Ok, grazie. Stasera ti devi fare un assegno. Lo tiri fuori. Sei direttamente a Matteo, domani mattina te li trovi pronti. A seconda del tipo di grafico, poi ricordo. Varia anche. Qualche altra domanda? Dai, non fate timidi. Vero. Niente, va bene, è stato molto chiaro. Bene. Bravo.